Ragazzi, che serata, benvenuti a Interno 8. Siamo frizzanti, così come l'aria probabilmente, ma anche perché è una serata di festa tutto tondo, un po' perché abbiamo degli ospiti che vale la pena festeggiare, perché si parlerà di rap, ma anche di grande cantautorato con Willy Peyote e poi la grande musica raffinata del jazz di Stefano Di Battista che incontra le grandi colonne sonore di Ennio Morricone. Ma non solo, c'è un'altra festa che anticipiamo così di qualche ora, ma ormai già si festeggia in tutte le case, via via, che è quella della mamma. La festa della mamma che coinvolge tante di noi, soprattutto la nostra Tiziana Di Tono, dalla quale andrò tra pochissimo, ma intanto vado da un padre, Alessandro De Berardinis. Ciao Ale! Buonasera a tutti, ciao Paola, ciao ai cari condomini e a tutti gli spettatori. Caro Sì, padre, caro padre, ma anche si figlio. avvicina questa bella festa, sono anche emozionato perché la mamma sta guardando, quindi voglio dire, Core de mamma, lo facciamo un saluto a Ines, un grande bacio, un abbraccio da un Interno 8, saluto alla tutto il mia cara mamma, condominio. ma... Un saluto alla mia cara mamma, dicevo, ma anche a tutte le mamme de del mondo e anche quelle che ci guardano dallassù, perché sono tante. Volevo fare una piccola considerazione. Sono passati, Paola, credimi, anzi, io ti ringrazio se puoi concedermi questo privilegio. Dopo 40 anni circa, Sì. l'unica cosa che ricordo della mamma, intesa come poesia, era quella di Pastonchi, ma te ne accenno un pezzettino perché Vai, proprio ho Ale, vai, vai. dovuto rivisitarla, capito? Che cos'è una mamma? Una mamma è un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà. Per quante gliene domandi, sempre uno ne troverà. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, per te di tutto si spoglia, anche i rami si taglierà. Una mamma è come un albero grande. Mamma, che Questa commozione, era la prima ragazzi, Ale. parte. Meraviglia, meraviglia. Grazie, Ale, veramente hai toccato il cuore di noi. Io comincio a balbettare perché per me l'emozione è viva, davvero. E vado dalla nostra mamma del condominio, Tiziana Di Tonno. Ciao, Tizi, ti sei emozionata anche tu? Eh sì, Però è buonasera a vero, siamo un tutti. po' come alberi, no? Beh, commossa anche perché quando penso alla mia mamma che non c'è più, che è andata via precocemente, per cui ne parlo sempre con un nodo Come alla si gola. chiamava la tua mamma, Tizia? Nina, che adesso è un nome Nina? che è tornato in auge tantissimo, sento Sì, tante bambine che beh. si chiamano Nina. Essere madre è una cosa, è un viaggio meraviglioso, è un viaggio creativo, è un viaggio dove ci sono luoghi inesplorati e noi figlie, interrompiamo di essere figlie quando diventiamo mamme e ci creiamo un'altra identità, riesplorando un po' quello che siamo state da figlie e mettendoci anche una nuova identità che è quella genitoriale. E quindi è questo viaggio meraviglioso dove scopri l'amore vero, l'amore puro. Auguri a tutte le mamme, a tutte le donne che scelgono di essere madre. Certo, che poi madre è un concetto talmente Ampio, generico che certo. dentro c'entra veramente, c'entrano tante persone anche che non hanno procreato, direi, perché si Esatto. può essere madri di tante, anche di un progetto. Sì. E questo chissà se è un tema che tocca il nostro Luca Pompei. Luca, come si chiama tua Paola, mamma? mamma si chiama Antonietta, un Auguri bacio ad Antonietta, Antonietta. allora, e approfitto per fare gli auguri anche alla mia Sì. mamma Giuseppina, così le abbiamo riunite tutte le nostre care Certo, mamme. certo. Allora, ovviamente parlo da padre, ma anche e soprattutto da figlio. Scrivo in italiano, la mia lingua madre, per questo mio dire di pochi minuti sulla festa delle nostre care mamme. Ed è proprio a questo che io pensavo, a quante cose viene abbinato il termine madre. Detto della mia lingua, c'è la madre terra, il nostro amato e bistrattato pianeta, ma anche madre natura, che lo anima di colore, di luce e di vita. C'è poi la madre patria che piange sui tanti figli morti per la libertà. E non c'è madre più madre, cara Paola, della Vergine Madre, genitrice di Gesù nostro Signore. Ecco, se c'è una parola fra tutte quelle del vocabolario che si avvicina di più al significato di madre, è origine. La partenza e l'appartenenza, quel luogo affettivo da dove ognuno di noi proviene e dove ognuno di noi può sempre tornare se ne sente l'esigenza.
quella certezza morale di amore incondizionato che di solito è la risposta al nostro disorientamento quando ci chiediamo cosa spinge qualsiasi animale ad uccidere per i propri cuccioli, essere umano di sesso femminile compreso, oppure a sacrificare ogni singolo secondo della propria esistenza per la cura e l'attenzione ad un figlio disabile, o pensa ad esempio a quel coraggio nello sfidare le istituzioni se si tratta di difendere il proprio diritto alla giustizia e alla verità per un proprio figlio che si chiama Giulio Regeni, ad esempio, o la propria figlia che si chiama Denise Pipitone, o Jennifer Sterlecchini, vittime silenziose del più grande dei mali che nessuno Stato, nessuna magistratura, nessuna polizia riesce a sconfiggere. Mater semper certa est, dicevano i latini. Lo si dice anche oggi, magari in tono vagamente offensivo, quando si vuole insinuare sulla dubbia moralità della madre di una persona che non ci va tanto a genio. Ma se riflettiamo sul senso ultimo di questo antico adagio e proviamo a tradurlo letteralmente, verrebbe fuori che una madre è sempre certa. Certa del suo dovere, della sua responsabilità, certa del suo amore e per questo punto di riferimento indissolubile per ognuno di noi che siamo il loro centro di gravità permanente e che alle volte magari ci capita anche di prenderle un po' in giro, di trattarle un po' male, che le chiediamo magari di aspettarci a 300 metri da scuola per non farci vedere dai nostri amici in sua compagnia, che la lasciamo sola quando siamo presi dalle nostre cose da fare, senza comprendere che, ormai anziana, vorrebbe le fosse ridato indietro in minima misura tutto quel bene che ci ha dato in vita, o che la si porti, che ne so, una sera a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Portami a ballare, portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Dai, mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi, i tuoi discorsi sulle rughe e sull'età. Dai, mamma, dai, questa sera fuggiamo via. È tanto tempo che non siamo insieme, non è certo colpa tua. Io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo. E vorrei, vorrei saperti più felice. Sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose. Portami a ballare, portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare, che nessuno sa fare più. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno. Sei vera, viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Viva la mamma, viva la mamma, viva la mamma.
grazie Ale per averci fatto anche ballare, grazie Luca per averci commosso, ma adesso c'è un finalmente che non vedevo l'ora di dire: si torna a parlare di tour, di live. Non mi sembra vero, e invece lo è. Abbiamo l'occasione di farlo con un ospite graditissimo che io sono molto emozionata e felice di conoscere, di incontrare, perché lo stimo da tempi non sospetti ed è uno di quegli esseri pensanti del rap italiano, del cantautorato, perché dentro la sua musica c'è davvero tutto. Ha 5 dischi all'attivo, di cui un live appunto, è molto amato non solo dal pubblico ma anche dalla critica. Premio della critica al Festival di Sanremo con il suo brano Mai dire mai, la locura, la follia, che insomma si potrebbe dire tanto in merito a questa citazione, ma adesso vogliamo parlare di tour e lo facciamo con lui. Willy Peyote, benvenuto! Ciao, ciao a tutti, buonasera! Ciao, ma che bello incontrarti, dove sei, come stai? Ma sono a casa, sto bene. Sei nella tua Torino? Sì, sono a Torino, sì. Bene, insomma, ti vedo in forma, ti vedo pimpante, quindi immagino che c'è tanta adrenalina in circolo. Però, insomma, prima di parlare dei live, lo faremo approfonditamente, non posso non fare un piccolo riferimento al Festival di Sanremo, perché è vero che sono passati 2 mesi, però è proprio dopo 2 mesi che si è un po' solidificato il ricordo. Che ricordo ne serbi, Willy? Ma guarda, in realtà io il ricordo non l'ho ancora, come dire, centrato del tutto, perché è stata un'esperienza molto bella ma anche molto, molto strana, perché nel periodo Covid, stando chiusi in casa tutto il giorno, in albergo tutto il giorno e poi andando sul palco dell'Ariston, era un po' alienante come situazione, però quindi non ho ancora ben chiaro tutto. Mi sembra un grande hangover, come se fossi stato una settimana da leoni, ecco, mettiamola così. Però mi sono portato a casa un sacco di esperienze belle, comunque anche, come dicevi tu, il premio della critica, insomma, è stata un'esperienza molto formativa, questo senza dubbio. Ma era così che te lo immaginavi? No, io non mi immaginavo niente, sono arrivato lì con proprio col piglio di chi non si aspettava niente e chi voleva viverlo in totale naturalezza anche, quindi in maniera un po' naif per certi versi. Però ho scoperto dei lati di me e dei lati di quel mondo che non conoscevo. Sai, partendo senza grandi aspettative, non ho né centrato il punto né mi sono trovato in situazioni che non mi aspettavo. Ho deciso di vivere tutto così come veniva. È stato comunque, come ti dicevo, profondamente formativo. Questo è importante, perché portare a casa qualcosa in più che si è capito del mondo al quale si appartiene, male non fa. Però tu sei uno che il Festival di Sanremo lo seguiva, cioè ci stavi dentro a quel carrozzone? Ma io, guarda, l'ho sempre seguito. In realtà il primo che mi ricordo è appunto del 92, quindi avevo 7 anni, si parla di quasi un secolo fa fondamentalmente, quindi l'ho sempre seguito con attenzione. Essere dentro è diverso, evidentemente, però mi è molto piaciuto anche vedere appunto il dietro le quinte di un evento così, in qualche modo, che fa parte della tradizione di tutti noi. Nel ricordo di tutti noi c'è almeno un Sanremo, se non siamo dei grandi fan, ma ce ne ricordiamo almeno uno, certo, tutti, certo. Poi nel mio caso appunto me ne ricordo molteplici. Però è stato bello anche finalmente vedere come funziona un carrozzone del genere. Certo, e pensa che ti è mancata tutta la parte frenetica di corri da un albergo a una stazione radio, una TV, di qua, di là, conferenze, eccetera, eccetera. Cioè, è veramente una frenesia che forse, non è detto che sia un male averla persa, perché rintrona alquanto, non so se te l'avevano detto. Sono convinto anch'io, sono convinto. Ecco, vabbè, ma magari ci saranno altre possibilità in futuro, visto che insomma sei andato benissimo, la tua canzone è ancora in classifica, insomma veramente hai avuto un riscontro e una risposta importante. Allora Willy, siccome noi abbiamo qui a Interno 8 un pubblico molto trasversale e anche molto curioso, io vorrei dare qualche accenno in più su di te. Intanto, vabbè, Willy Peyote è naturalmente un nome d'arte, questo lo si intuisce, perché insomma all'anagrafe Willy Peyote la vedo dura, anche se non impossibile, io ho conosciuto un Batman all'anagrafe e quindi tutto è possibile. Ma detto questo, il tuo nome è Guglielmo, tra l'altro un bel nome importante, da lì Willy, Guglielmo Bruno, classe 85,
ti definisci nichilista, che per chi non lo sapesse, insomma, equivale a un atteggiamento, un generico non credere in nulla, la banalizziamo così, la banalizziamo così. Sei torinese, sei un grande appassionato della serie TV Boris, da cui la citazione La locura in un passaggio storico memorabile che tutti gli appassionati della serie TV, insomma, l'avranno vissuto con grande partecipazione, perché c'è tanta roba in quel minuto, no? Vero? C'è tanta roba. Ecco, dette queste cose, cosa c'è di importante da aggiungere a una descrizione di Willy Peyote? Di me? Guarda, beh, un punto che purtroppo non nascondo mai o che si ripete molto spesso è il mio tifo calcistico. Sono un grande tifoso del Toro, perché so, ovviamente, essendo torinese, mi tocca un po'. Okay. Che altro? Ma non, in realtà mi piace che siano le persone che ascoltano la musica a dare una loro definizione, quindi tendo a non dare troppi input sull'autodefinirmi, perché poi ogni canzone è diversa. Faccio, ecco, quello che si può dire è che faccio tante cose diverse, pur avendo una matrice rap nella scrittura, e quindi musicalmente ognuno ci trova dei riferimenti molto suoi, e quindi è difficile etichettarmi, perché faccio un genere che mette dentro tanti ingredienti diversi e cerca di mischiarli molto. Tu nasci proprio rap, è sempre stato il genere che ti racconta meglio? Sì, nella scrittura sicuramente sì. Cioè, il primo testo rap che ho scritto facevo le medie. Poi ho comunque avuto esperienze musicali, perché sono stato incentivato dalla mia famiglia, che è una famiglia di musicisti, a provare a suonare uno strumento, quindi ho suonato il basso. La mia prima esperienza live è stata con un gruppo punk. Insomma, ho fatto tante cose diverse nella vita, musicalmente parlando. Però sì, la matrice di scrittura è sempre stata rap, quindi direi che è un po' la cifra distintiva, sì. E la cosa bella è che, insomma, hai un tale talento in questa direzione che non si fa fatica a crederlo, che tutto sia avvenuto in maniera molto naturale, perché hai la capacità di usare le parole in una maniera ficcante davvero incredibile. Cioè, hai proprio un dono del, come posso definirlo, del raccontare, dello storytelling anche attraverso le tue canzoni, che è davvero encomiabile, per cui Willy ti arrivi il nostro applauso e la nostra stima. Andiamo a dire subito che tu sei andato al Festival di Sanremo senza avere un disco in promozione, o meglio, un disco c'era, ma è un disco di fine 2019. L'anno prima, sì. È di fine 2019, che poi purtroppo ha incrociato il Covid e si è fermato un po' lì, no? Questo Io degradabile, che già il titolo, ragazzi, la dice lunga. Ecco, ora con questa canzone in più, Mai dire mai, che hai presentato al Festival di Sanremo, noi immaginiamo questa tournée che sta per partire, un po' il racconto musicale di quel disco, oppure c'è molto di più, Willy? Beh, guarda, ti dico, il disco comunque, come dicevi, era un disco a cui noi come team di lavoro tenevamo molto, quindi è un peccato che si sia un po' spento in anticipo. Evidentemente col titolo mi sono un po' dato la zappa sui piedi, perché è stato più degradabile di quanto io intendessi. Però sì. A parte questo, porteremo molto di quel disco in giro, ovviamente sarà comunque un tour diverso, e quindi porteremo ovviamente anche il pezzo di Sanremo, e sarà... cercheremo comunque di dare un'idea complessiva del progetto, quindi sì, il disco nuovo, sì, il pezzo nuovo, ma anche tante cose per raccontare un po' meglio il percorso che ci ha portato fino a qua, quindi ci saranno anche cose più indietro nel tempo, dei primi dischi, ecco, che magari non tutti conoscono bene, anche perché a me piace, per chi si è avvicinato attraverso Sanremo nell'ultimo periodo, io capisco che sia più facile, no, avvicinarsi dopo un evento grosso come Sanremo, ma a me piace raccontare poi comunque anche cosa c'era prima, per cercare di dare un'immagine un po' più complessiva, un po' più compiuta del progetto, quindi sarà comunque un tour in cui racconteremo tutto, ecco. Tour degradabile, beh, speriamo. Speriamo che anche qui non ci sia... Non troppo degradabile, anche perché ci sono tantissime date che vanno crescendo di giorno in giorno. Faremo anche qualche data, diciamo subito che parte il 19 giugno da Cesena ed è già sold out questa data, per cui non me la prendete comoda, affrettatevi se volete essere presenti a questa tournée. A che punto sono i lavori, Willy?
Ma guarda, tutto in questo periodo si sta fermi e poi si riparte tutto d'un colpo e bisogna fare tutto insieme, quindi stiamo riprendendo a lavorare alacremente dopo un periodo in cui appunto stavamo aspettando che ci arrivassero le notizie giuste per poter mettere in piedi un tour, perché sai, tra coprifuoco, capienze, insomma bisogna capire anche tante cose, bisogna rispettare anche le regole visto il periodo storico, quindi adesso abbiamo ripreso tutto d'un colpo a lavorare, stiamo mettendo in piedi tutto e finalmente si torna anche in sala prove, cioè è bello suonare dal vivo. Ma io sono contento anche di ritrovare tutti i ragazzi che partecipano al mio progetto, i musicisti, i tecnici, sono contento di ritrovarli anche in sala prove perché insomma riprendiamo un po' a fare quello che eravamo abituati a fare. È strano, c'è questo torpore che bisogna togliersi in qualche modo, come svegliarsi. Sì, è vero. In qualche modo mi sveglio. Ci vuole un po' di allenamento adesso, bisogna riallenarsi alla vita di prima. Che... Ah, a fare colazione con calma, si prende possesso delle proprie facoltà mentali, poi si prende a tornare. Sì, esatto, col proprio io e poi si va. Ma tu ti senti pronto? Ma sì, nel senso che... sono pronto per definizione, nel senso che poi pretendo da me stesso di essere pronto quando mi viene chiesto di fare qualcosa, quindi credo che faccia parte del mio lavoro essere pronti alla richiesta così sull'unghia. Quindi so di essere pronto, sono pronti sicuramente anche tutti quelli che lavorano con me. È evidente che dobbiamo riprendere il ritmo. Sai, anche un calciatore è pronto a entrare in campo, però si deve scaldare prima. Due palleggi. A proposito, ma comunque tu mi sembri uno nato pronto, Willy, per cui diciamo che la domanda la potevo anche evitare, ma col senno di poi. Senti, lo scorso anno tu hai messo su una collaborazione con la star internazionale del reggae Shaggy, e allora mi chiedo e ti chiedo, ci saranno delle collaborazioni in questa tournée? Ma guarda, la tournée dipende dal luogo in cui andremo, vorrei comunque sempre, io l'ho sempre fatto e cercherò di farlo anche adesso, tirare in mezzo tutti gli artisti con cui collaboro e anche quelli di cui ho stima, quindi dipende dal luogo in cui suoniamo, se c'è qualcuno che vive in zona noi ovviamente cerchiamo di contattarlo e di tirarlo in mezzo. E quindi sì, cercheremo di farlo, ma stiamo cercando di valutarne anche per il prossimo disco. Sai, dopo un periodo così di chiusura, no, in cui tutti siamo stati da soli, secondo me tutti abbiamo più voglia di condividere e di collaborare, quindi secondo me sarà un periodo florido anche per le collaborazioni, per le commissioni fra diversi artisti, secondo me si svilupperà una condivisione che prima era un po' più difficile. Ne adesso... sono convinta anch'io, è vero, cioè adesso ho proprio una grande voglia di fare e quindi sì. Se c'è stima non serve altro. Tu hai fotografato nel periodo di pandemia la situazione, diciamo un po' il sentire generale a fine 2020 con la canzone La depressione è un periodo dell'anno, in cui citi anche i cantanti che fanno politica, dici sti cantanti che fanno politica sono tra i peggio falliti, al soldo dei soliti vecchi partiti, lo pensi anche del caso Fedez al 1° maggio? No, ma lì in realtà io lì, se si fa attenzione nel pezzo, uso anche un effetto sulla voce perché faccio finta che sia qualcuno che lo dice a me, perché io spesso mi sento dire che cercando di trattare temi politici nelle mie canzoni, in realtà sono strumento, sai, dell'elite, di questo discorso un po' ridondante di chi dice chiunque faccia politica senza fare politica. Sai, c'è qualcuno più in alto di me che fa politica, che ha detto che i cantanti dovrebbero solo cantare qualche mese fa, qualche anno fa, eccetera. E quindi io mi riferivo al contrario. Okay, cioè io dicevo, okay. Allora ti chiedo scusa per la mia poca scaltrezza nell'aver colto questa raffinatezza. Il gioco è quello, okay, quello di creare diversi mondi. Però no, io penso che molti fraintendano il ruolo dell'artista e pensino che quando un artista non dice quello che vogliamo sentirci dire, allora dovrebbe solo fare il cantante. Invece, secondo me, in questo periodo in cui si parla tanto di libertà di espressione, anche nel modo sbagliato, bisognerebbe cercare di accettare il fatto che la libertà di espressione è di tutti e ci sono persone che dicono cose su cui non siamo d'accordo. E quindi Fedez ha fatto bene. Fedez ha fatto molto molto bene, quello che ha detto, secondo me sì, insomma io l'ho detto da subito, io le stesse istanze che lui ha portato avanti il 1° maggio le avevo già portate avanti in altri momenti, in canzoni, in articoli di giornale che ho scritto, non mi trova così alla sprovvista e lui ha fatto bene, lui ha la potenza mediatica anche per farlo e farsi da cassa di risonanza. Certo. Quindi convinto che abbia fatto bene.
evidentemente il problema non è lui, è chi non, insomma, è dall'altra parte che si creano discussioni inutili, ecco. Chiarissimo, è assolutamente in linea con te. Allora, caro Willy, noi abbiamo anche, naturalmente siamo sì sul digitale terrestre, qui con Rete 8, su Rete 8, ma siamo anche sul web, andiamo in diretta sulla pagina Facebook e a raccogliere un po' gli umori anche attraverso le mail che ci arrivano, interno8@rete8.it, c'è il nostro giornalista Luca Pompei, The Journalist. Allora andiamo da lui e vediamo cosa c'è per te, Willy. Luca. Ciao, ciao Willy. Allora, colgo una domanda dalla, dalla nostra casella postale, lo ricordiamo, interno8@rete8.it. C'è una domanda di Valeria da Perugia che dice che un tempo ti sei definito nichilista. Sei nichilista anche nella musica o ritieni che la musica viva in qualche modo in un limbo suo? È una domanda difficile a cui rispondere. In realtà credo di sì, nel senso che l'idea di nichilismo che cerco di portare avanti non è quella nicciana, ma è un modo per cercare di staccarsi dai valori universalmente riconosciuti, quei buoni sentimenti un tanto al chilo di cui ci facciamo tutti portavoci e che in realtà poi sono privi di significato. Quindi il nichilismo è solo un tentativo di cercare di non omologarsi a questo tipo di narrazione, quindi è dire mi fa schifo tutto semplicemente per cercare di dare un peso reale alle parole e alle cose che si fanno. Quindi sono nichilista anche nella musica, ma ciò non vuol dire che non mi piaccia niente. Ci sono tante cose che mi piacciono. Non mi piace il pressapochismo. Ecco, secondo me il nichilismo è una risposta a quel tipo di pressapochismo che in qualche modo invade tanto della nostra narrazione musicale e non. Grazie Willy. Non ne sbaglia una, devo dire che le tue risposte si dovrebbero mettere in enciclopedia, ma comunque il Willy pensiero è un Willy pensiero condiviso da tantissimi fan, qui in questo condominio la giochi molto facile, però diciamo anche che nelle tue canzoni c'è anche molta ironia, anche un po' amara, però sempre ironia resta e sei un grande osservatore dei nostri tempi. Ti sto per salutare con questa domanda, cos'è che oggi rapisce più l'attenzione di Willy Peyote? Che magari finirà in una prossima canzone. Guarda, oggi mi spaventa molto la polarizzazione e la velocità con la quale tutto diventa gigantesco. Appunto, da un disco, da un programma televisivo, da tutto in un secondo diventa l'argomento di conversazione di tutti, su cui tutti dobbiamo esporre la nostra opinione e darla il più in fretta possibile, e dopo 24 ore c'è un nuovo argomento di conversazione e nessuno si ricorda più del precedente. A me spaventa un po' questa nostra bulimia di commentare, ecco. Questo è quello che mi attira di più la mia attenzione, perché non riesco a capire i meccanismi, non riesco a capire come si possa in qualche modo sovvertire questo meccanismo. Quindi, se devo dirti cosa oggi attira la mia attenzione, è la nostra continua necessità di trovare un nuovo argomento di conversazione rispetto a quello che c'era ieri. Vero, è vero, c'è una bulimia in questo senso, i social forse ci hanno caricato ancora di più di questa esigenza inspiegabile. Se ne vieni a capo, facci sapere con una canzone. Diccelo con una canzone, caro Willy. Allora, noi ci salutiamo, intanto ricordiamo che il 19 giugno parte da Cesena questo tour degradabile, mai dire mai, naturalmente, la locura, e poi sarà Bologna, sarà Genova. Ah, io vedo un Francavilla a Mare, qui provincia di Chieti, all'Arena del Mare il 20 agosto, segnatelo in calendario, poi naturalmente Roma, per il momento il 2 settembre l'ultima data è Prato, ma siccome si stanno aggiungendo date su date, per cui ci saranno probabilmente anche, insomma, altre date all'interno di questo tour estivo. Che bello poter dire tour, si torna a parlarne, Willy, grazie. Grazie, grazie davvero. Grazie per essere stato in questo condominio. Willy, torna quando vuoi, basta citofonare Interno 8. Un abbraccio. Grazie a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. E restate con noi, perché tra poco dal rap passeremo al jazz. Ci sarà Stefano Di Battista per parlarci di un omaggio a Ennio Morricone, ma non solo, perché dobbiamo incontrare, ma state lì e lo saprete. Lo stile
che un uomo è la perfetta sintesi tra il suo modo di essere e il suo modo di agire. In via Milano 68 a Pescara c'è chi riesce ad interpretare alla perfezione tutto questo e a coniugare gusto ed eleganza attraverso la giusta scelta di ogni capo di abbigliamento. E sono soltanto due le condizioni per farlo: competenza e qualità dei prodotti. Se cerchi il tuo stile, cercalo bene e non accontentarti. Da Sintesi in via Milano 68 a Pescara troverai le tue risposte. Giudito, voglio, quella era in via Paolucci, ma su belle, in via Paolucci te l'ho detto, quell'altra va a Ginevra, quell'altra ancora, no, no, tesoro, no, non può fare così, devi andare una a Ginevra, un'altra a Napoli, oh. Buonasera, mi sente? Ma chi è? Suor Matilda. Ma chi è? Stavolta l'ho riconosciuta. Ma chi è? Oh, ancora voi, ma com'è possibile che entrate sempre nel mio programma, scusate, Ma non va bene, io sto a lavorare. Ma come sta lavorando? Ma una suora che lavora? Ma... Ah, guardate, non interferite, che qua si lavora. Avanti, vai con un'altra pizza, vai con i friarielli e salsiccia, capito? Ma suora, ma cosa fa? Ma si è data le pizze. Ma come sono data le pizze? Qua questo passa il convento, Paola, che cosa le devo dire? Questo è il mio lavoro, abbiamo fedelizzato a livello internazionale, hai capito che ho fedelizzato? Perché ho capito. Non c'hanno, perché tutti hanno fede e noi abbiamo fatto un'organizzazione a livello internazionale, Paola. Ah, sì. Comunque questo passa il convento, d'altra parte come mi chiamo io? Mi chiamo su ordinazione e allora si fanno le ordinazioni, perché le ordinazioni vengono dall'alto, Paola, su, comunque ci abbiamo tutte le pizze, eccetto la diavola. Ah, sì. Immagino, ma che pizze avete? Ci faccia venire l'acquolina in bocca. Ma abbiamo la margherita, poi abbiamo la girasole, quella più grande, poi abbiamo la capricciosa, quella che arriva sempre più tardi di tutte, perché capricciosa, che volete fare? E poi c'è una pizza che ci hanno detto che è solo mozzarella, Paola. Solo mozzarella. Ma non è vero! È una bufala, Paola! E ridi, Paola, che la vita è breve. Ma sono intollerante al lattosio, quindi quando mi parla di mozzarella io un pochino mi... Tu alla napoletana ci dici che sei intollerante al lattosio? Alla mozzarella, Paola. Con lattosio. Paola, oh Paola, allora sai che ti dico? Che la mozzarella mia è intollerante a te. Ma non si deve offendere, non è colpa mia se sono intollerante, non l'ho scelto io, suor Matilda. Guardi, mi può chiamare anche con il nome d'arte, suordinazione. Ah, chi scusi, sono io? Suordinazione. Ha ragione, l'avevo dimenticato. Vabbè, se lei se lo scorda sempre, facciamo una cosa allora. Per espiare i tuoi peccati, i tuoi errori. Ti reciti 5 Ave Maria, ok? Ma me l'appunto, va. Lo dica pure a quel collega suo, quel Pompei. 5 Ave Maria pure a lui, perché sa che cosa mi fa? Mi fa sempre certe telefonate e glielo dica però, per cortesia, perché io lo riconosco. Mi fa le telefonate anonime. Anonime. Anche perché mi confessa certe cose. Ma Yamma, su, non si può fare così, insomma. Ma quello è fatto così. E poi si presenta come persona seria. E Yamma, su. Allora, comunque, mi sento buona. Questa sera mi mando un po' di pizza, va bene? Va bene. Ve lo voglio fare un regalo. Avanti. Ottimo, grazie. Per Pompei manderei, allora, una pizza in faccia. No, scherzo. Ma com'è che si chiama Pompei? Com'è la città che è stata distrutta? Ma guardi, non credo c'entri... È parente? Non credo c'entri qualcosa, no. Oh, ho capito. Allora, facciamo per lui una pizza tutta peperoncino, Allora, per lui tutta peperoncino. Al musico, a quel ragazzo che sta sempre chiuso là sotto. Ma perché sì, Alessandro, Allora gliela faccio, sapete come gliela faccio? Ci mettiamo un poco di pepe, un po' di peperoncino e ci sbatto pure due poi, ci faccio un bello zabaione. Che lo vedo un poco depresso quel ragazzo, su, che lo tiriamo un pochetto su, Alla di tonno, vabbè, lo dice il nome, di tonno, facciamo una pizza col tonno, tanto che deve fare quella. Scontato. E a lei, Paola, visto che è intollerante ai latticini, gliela faccio col cavolo. Col cavolo che gliela mando la pizza. Su, Paola, su, ci ridiamo un poco su, che quel lavoro deve scorrere, su, andiamo. Grazie per queste pizze, le mangeremo dopo la trasmissione, sicuramente. Sì, bene. Ma mi tolga una curiosità, ma non dovremmo stare qui a parlare di chiesa, di religione, ma non sono queste gli
gli argomenti che interessano una suora, mi scusi. Ma certo, certo, è che noi facciamo il giorno, facciamo le conversioni online, 5 euro al minuto, Paola. Però. E poi abbiamo anche il web rosario. E questa è una cosa importante, è che quello mi richiama tutti i follower praticamente da tutto il mondo, hai capito? Quello mi dà una bella visibilità, ecco perché vanno avanti le aziende, hai capito Paola? Ho capito. Poi organizziamo anche le gite per il 2023, perché pare che Draghi voglia riaprire tutto, ma questo se ne parla fra 2 anni, la storia è lunga qua. Comunque approfitto per presentare il sito, collegatevi su www.questopassailconvento.com e ordinate tutti i gadget che volete, oppure prenotate una mia confessione personalizzata, proprio scrivete io mi prenoto una confessione personalizzata, non quello che fa Bombay, mi raccomando, e poi fatemi online sulla mia pagina Facebook trovate anche su ordinazione, oppure sul sito www.suormatildecerce.com. Ah, Cerce come chiesa in inglese. Vi siete... Cerce, no. Il mio cognome Cercelluti, Matilde Cercelluti, capito? E questa è praticamente. Comunque, io vi dico anche, vi invito pure anche con la mia nuova app, che è come quella di TikTok, sarebbe molto simile, ma solo per chi si avvicina al mondo della religione. Bene, la scarichiamo, come si chiama? Din Don. Okay. Hai capito Paola? Vabbè. Mi raccomando. Vabbè. Allora, vabbè. Forza, avanti, amo voglio, okay. Andiamo, abbiamo un'altra. Vabbè, riusciamo a salutare la suora su ordinazione, grazie, torni presto, anche no, anche no, anche no, torni presto. Spero di no, vivamente, perché queste sono interferenze tra poesia e poesia. E così dalla poesia di Willy Peyote adesso passiamo a un'altra grande poesia, quella di un artista che è stato già in questo nostro condominio a inizio stagione, era venuto con la sua consorte, nonché fine interprete, Niki Nicolai, e ci promise che sarebbe tornato quando il suo progetto discografico, che all'epoca non era ancora arrivato a maturazione, sarebbe uscito. La promessa è stata mantenuta. Si tratta di un omaggio al maestro Ennio Morricone, che si intitola Morricone Stories, e a raccontarci queste storie è il musicista di fama internazionale Stefano Di Battista. Stefano, benvenuto, bentornato anzi. Come Ciao. Stai? Grazie per l'invito, l'opportunità. Sto molto bene. Si vede, non sei molto rilassato, perché secondo me in questo periodo stai trottando tantissimo, perché non solo si è tornati a fare musica e quindi a riprepararsi, insomma, a ritornare in studio e nei live, ma anche perché hanno riaperto i ristoranti e ricordiamo, lo dicemmo già la scorsa volta, che tu hai un ristorante a Tor Cervara, insomma, dove sono ripresi anche i live, per cui musica e cibo, che bella accoppiata, Stefano. Eh sì, e qui adesso in questo momento stanno suonando dei miei amici musicisti qui all'aperto. Noi abbiamo un parco molto grande di 10.000 metri, dunque abbiamo Gegè Munari, insomma tutta la storia del jazz romano, ma direi italiano, che stanno appunto facendo una jam session fuori. Io gli ho detto vado a parlare un attimo con Radio in Blu ed eccoci qua a raccontarti un po' l'entusiasmo di questa ripresa, che sarà una ripresa secondo me molto, come posso dire, stimolante. E anche gli artisti, devo dire, da quello che ho visto, che mi sono vicino, abbiamo sofferto tutti tantissimo, davvero tanto, però questo può anche far bene alla musica, e sono sicuro che la ripresa sarà straordinaria, perché l'ispirazione di ognuno di loro sarà così alta che certo. Le vedrete belle nei live, per cui andate a vedere quando sarà le performance. Certo, fammi spiegare un attimo a chi ci sta ascoltando che il tuo lapsus è un lapsus più che giustificato, perché hai detto Radio in Blu, questa è Interno 8, Rete 8, ma ci sta, perché lavoro a Radio in Blu da 20 anni, ma ci sta. Avrei dovuto fare una gaffa, era solo una questione di tempo, chiedo scusa. Ma no Stefano, lo dico soltanto per chi ci sta seguendo e magari pensa che tu sei tramortito, come dire, dal lavoro, dai tanti impegni.
Questo è anche vero, che gli impegni sono tanti, ma insomma l'accostamento era ovvio, logico, freudiano e ci sta. Ma venendo al tuo disco, caro Stefano, che io sono felicissima di avere finalmente, di aver ascoltato, è uscito il 2 aprile, Morricone Stories, tu ce ne parlasti la scorsa volta che venisti qui, è un disco omaggio al grande compositore premio Oscar e per realizzarlo hai dovuto selezionare oltre 500 colonne sonore. Un lavoro colossale, Stefano. No, questo adesso io, tu hai ripreso me, io riprendo te, vai, nel senso che selezionare 500 colonne sonore probabilmente l'avremmo fatta nel 2050 questa intervista. Okay. Ne ho sentite solo 20 perché chiaramente sentirle tutte 500 era impossibile, ma soprattutto perché erano, perché sono le musiche del maestro stupende tutte. Infatti al ventesimo brano, all'ascolto appunto che ho fatto per sceglierle, sono crollato perché era una più bella dell'altra. Dunque abbiamo semplicemente fatto una piccola ricerca e abbiamo optato per quei 12 brani che stanno nel disco e che sono 6 brani famosi, diciamo, e 6 un pochino meno conosciuti, che abbiamo voluto così riproporre un po' al gran pubblico. Però certamente, come hai annunciato tu, insomma, il maestro ne ha scritte più di 500, puoi immaginare quanta produzione di musica lui ha fatto. Io ho avuto modo di conoscerlo, di diventarci anche un pochino amico, mi ha aperto le porte, ha scritto un brano per me che è all'interno dell'album. Certo. Tu hai di cui adesso parliamo. Intanto mi hai rincuorato perché io immaginavo questo lavoro colossale, 500 colonne sonore, ho immaginato, beh, a parte l'incanto, perché immergersi in così tanta bella musica, però la fatica, invece, meno male che mi hai ridimensionato questa cosa. E comunque hai attinto alla fine. In questo momento è entrata Joy Garrison, una cantante straordinaria, figlia di Jimmy Garrison, che mi ha salutato e per quello che ha alzato la mano. Wow. Qui c'è via vai di musicisti, ma che meraviglia, entusiasti di ritornare a toccare gli strumenti, incredibile. Chiedo scusa, ma c'è un entusiasmo altissimo. Che scusami, bello, che bello. Non devi chiedere scusa, Stefano, perché ci trasmetti questo entusiasmo che è bellissimo, anzi ci fai venire voglia di venire. Presto faremo una gita fuori porta e verremo sicuramente a mangiare al tuo ristorante. Ma dicevo che alla fine hai attinto a canzoni come c'era una volta, canzoni a colonne sonore di come c'era una volta in America, Il buono, il brutto e il cattivo, The Mission, ma anche film meno noti come giustamente dicevi tu, come Verushka e tanti altri, fino al brano di cui stavi parlando, Flora, che il maestro Morricone scrisse proprio per te. Anche se tra poco ne daremo un assaggio video, ci racconti prima tu che storia ha questo regalo, Stefano? Ma guarda, è accaduto a casa di un mio carissimo amico che si chiama Stefano Reali, un regista straordinario, che organizza molto spesso a casa sua delle jam session, diciamo degli incontri tra musicisti e artisti in generale. E quell'anno fu l'anno dell'Oscar alla carriera che decisero di dare al maestro. Dunque noi lui per festeggiare organizzò questa cena molto carina dove invitò il maestro e invitò anche me, dicendomi insieme ad altri amici: dai, portati il sax, non si sa mai, magari ti fa fare qualcosa, non facciamo un brano insieme. Insomma, mi portai questo sassofono, evidentemente gli avevano parlato di me, forse anche in maniera esagerata. E quando arrivai alla festa, lui un po' anche così scocciato mi disse: mamma, sei tu sto Stefano Di Battista, come dire. E io dissi: sì, maestro. Poi ho notato che mi testava, insomma, voleva forse conoscere anche un po' il mio sociale, da dove venivo, gli avevo raccontato un po' la mia vita, venivo da San Basilio, per cui, e la cosa lo divertiva molto, questo mio lato anche un pochino periferico, seppur poi dopo ho vissuto anni in Francia e in America, ma comunque mi ha preso in simpatia e mi ha detto: allora, sai che facciamo? Ma hai il sax con te? Dico: sì, maestro, ho il sax con me. Va bene, allora prendilo che ti scrivo un brano. E a quel punto si è creato il gelo a questa cena, perché non si era mai visto il maestro fare un gesto così estremo, insomma, nel senso, tutti magari lo desideravano, però certo, non era mai accaduto. Che privilegio. Ma neanche ora me ne rendo conto. Certo, quando rivedo il video che potete guardare su YouTube, postato da Stefano Reali stesso, me ne rendo conto. Però prese un foglio pentagrammato davanti appunto alle altre persone che mangiavano, tra piatti, pianoforti, insomma, c'era un'atmosfera molto bella, e ha cominciato a scrivere questa melodia che andava sempre più in alto, addirittura con i tagli in gola, insomma,
diciamo, è un modo di dire, sì, musicalmente, sì, parlando, sì, la melodia arrivava fino all'ultima nota del sassofono soprano. Questo ovviamente lo vedevo con la coda dell'occhio e mi spaventavo, dico adesso qui non ce la faccio, sicuramente sbaglierò. Ma la cosa mi ha rincuolato, perché lui mi ha detto: guarda Stefano, allora ho scritto la parte, forse sbaglio degli accordi, non ti preoccupare perché non ci vedo. E io non gli ho detto nulla, semplicemente da buon periferico ho attaccato il tema un'ottava sotto, pensando che non se ne accorgesse. Ovviamente mi ha fermato dopo 3 secondi dicendo: ma che fai? Lo fai un'ottava sotto? Così non va bene, l'ho scritto un'ottava sopra. E scherzando e ridendo. E però alla fine siete riusciti a suonarla insieme. E di tutto ciò, noi abbiamo estrapolato da questo video amatoriale proprio quel momento. Ripeto, un video amatoriale, quindi non aspettatevi, come dire, a livello di immagine, di suono, la perfezione, la pulizia, ma l'emozione aspettatevela perché c'è. Vediamolo insieme. Con tanto di applauso del maestro Ennio Morricone a Stefano Di Battista. Mamma mia, che emozione deve essere stata, Stefano, veramente un momento. No, è pazzesco, di vederlo poi con questa sua tenerezza. Vero. Molto emozionante, devo dire, molto emozionante. Lo emozionante per noi, non oso immaginare per te. In ogni caso, insomma, quell'emozione poi ha portato a questo grande omaggio che è Morricone Stories, questo disco che vi ricordo trovate già perché è uscito ad aprile ed è un album con queste canzoni, queste composizioni di Ennio Morricone riprodotte da Stefano Di Battista. Tra l'altro tu, Stefano, hai lavorato esaltando la melodia, lo hai fatto come sai fare benissimo, e mi chiedo solo se è stato un incontro naturale quello con le composizioni di Ennio Morricone. Beh, io desideravo da tanto tempo cimentarmi in un progetto così ambizioso, anche rischioso da un certo punto di vista psicologico per me stesso, perché conoscevo il maestro e sapevo quanto lui magari potesse essere dubbioso dell'approccio dei jazzisti sulla sua musica, perché ci teneva molto alla precisione, al ritmo, alla melodia, alla velocità, che mi incuriosiva, volevo vedere se riuscivo appunto a fare qualcosa con la mia creatività, però che stesse quantomeno, che seguisse un po' il livello delle composizioni, ciò è impossibile, ma quello che ho cercato di fare è seguire un po' i consigli del maestro, cercando di dare tutto me stesso anche con poche cose, con l'essenzialità, diciamo, della scelta, dell'improvvisazione, tanto che a volte mi misuravo, cercavo di calmarmi, avevo molta eccitazione per quest'album e dentro di me dovevo fermare tutti i vari fantasmi che mi venivano alla mente, come appunto Charlie Parker, Dizzy Gillespie, John Coltrane, che volevano fare di più. Non si poteva, perché io
avevo paura di fare di più. Dunque, dovevo. È stata un'esperienza incredibile, ma io ho la sensazione che questo non sia il mio disco. Infatti mi piace, per la prima volta è un disco mio, mi piace. Su questo, perché... guarda, su questa affermazione ci si potrebbe veramente parlare molto, ma purtroppo tempo non ce n'è per farlo, chissà, magari una prossima volta. Intanto adesso vado dal nostro The Journalist Luca Pompei, che ha una domandina per te, Stefano. Sì, domande anche per Stefano Di Battista dalla nostra casella postale elettronica, lo ricordiamo, interno8@rete8.it. Mimmo da Salerno ci chiede, rivisitando e ristudiando in qualche modo le musiche di Morricone per questo disco, hai colto delle sfumature che prima, ad esempio, non avevi colto della sua musica? Hai capito qualcosa in più di lui, sì, Stefano? Sì, qualcosa ho colto. Non mi è facile spiegarlo, perché quello che ho colto, secondo me, sta nella magia, cioè è difficile spiegarlo, ma ho notato che il maestro aveva un grosso talento nel trovare quell'incastro a volte che completa proprio l'idea della composizione. Mi spiego, a volte la composizione si studia nei conservatori, nelle accademie, ci sono compositori incredibili che fanno cose davvero belle, ma quello che aveva il maestro, per esempio anche in C'era una volta in America, che è questa sospensione iniziale creata con poche note, con questi pedali, sembra essere veramente magica. Cioè, mentre la analizzavamo, certamente abbiamo capito che alcuni gradi venivano reintrodotti al posto di altri, la terza, la quinta, per esempio, che è una nota che lui usa spesso su Gabriel Soboe, tutto ruota intorno alla quinta, che si apre il brano, rimane sempre sospeso. Ma al di là di questo, quello che ho notato è che è magica, e poi suonarla, ovviamente, ripeto, anche C'era una volta in America, col fantasma di John Coltrane nella testa, dà delle sensazioni davvero straordinarie. Io penso che quello che ho trovato nella sua musica è una grossa semplicità, ma soprattutto una grandissima magia, cioè qualcosa che non si può spiegare, fatta di piccoli incroci che poi uno, una volta fatta, la suona e dice bella, però balla a fare. Cioè, certo, cioè, ma guarda, non è difficile da credere, Stefano, che incrociare la magia percorrendo la strada di Morricone possa essere inevitabile, per cui è assolutamente così. Stefano, stiamo per salutarci, davvero una battuta, pochissimi secondi per quest'ultima domanda. A luglio sarà un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, avete pensato a un evento speciale per l'occasione? Ma guarda, io non mi permetto neanche di pensarci, perché è anche molto così triste pensare alla sua scomparsa. Certamente io mi sono sentito con il figlio Andrea, che il quale mi ha anche fatto i complimenti, e ne sono molto felice, perché il mio più grande rammarico è quello di non aver potuto far ascoltare questo lavoro al maestro, e ci siamo detti di fare delle cose insieme. Chissà che magari non riusciamo a organizzare con lui qualcosa che possa omaggiarlo di nuovo, insomma. Certo. Beh, sono qui e aspetto, come dire, idee varie. Bene, ma siamo certi che se mai lo dovessi fare lo farai degnamente, come nel tuo stile. Stefano, è stato bello incontrarti, parlare di questo prezioso disco che, ricordiamo, è Morricone Stories, davvero imperdibile, imprescindibile. Grazie Stefano, e abbraccia Niki da parte del condominio. Grazie a voi per l'opportunità. Un abbraccio e buon lavoro, grazie a tutti. Grazie, tra poco andremo da un ristorante a un altro, quello di Luciano Passeri. State con noi. Oh, ciao raga. Oi, non è arrivata. Non potete capire, queste cose a me poi mi agitano, mi inquietano. Allora, mi stavo preparando. Mi cade lo specchio e è la fine, ragazzi! Almeno 7 anni di disgrazie! Non ancora a credere a ste cose, stai. Ma le superstizioni, lasciamola alle persone di basso profilo culturale, dai! Il folklore, le superstizioni servono per
che so, dare una ragione alle cose che accadono di cui non si ha una spiegazione. Esatto. Queste sono superstizioni. Sì. Ti stai a preoccupare di queste cose. Ma che folklore, ma che folklore? Oggi è pure venerdì, tra l'altro, raga, non scherziamo, dai, veramente. Ah, no, scherziamo, no. Scusate un attimo. Pronto? Oh, sì, io è tutto pronto, no, sono veramente eccitatissima all'idea di questa occasione professionale, veramente, No, non ci credo. Saltato tutto. No, vabbè. Dai, vabbè, sì, ci risentiamo. Ciao. No, raga. Vedi? Che t'avevo detto? Dai. Non ne usciamo. 30 anni di carriera. È successo davvero. Ed è documentato. 30 anni di carriera così. Così, puff, 30 anni. Che dobbiamo fare? Ah, che bella la vita nel condominio di Interno 8, soprattutto quando viene a trovarci lui, Luciano Passeri. Ciao, Luciano. Che bello. Non ti sento, eccoci. Non ti sento in questo momento. Danilo, dipende. È lo specchio di Tiziana. È lo specchio di Tiziana. Ciao. Eccolo, è vero, lo specchio di Tiziana. Luciano, ora ti sento, ti sentiamo. Ciao, benvenuto. Come stai? Stanchino, vero? Ti vedo un po' stanchino. Un pochino sì, dai. Cerchiamo di tenere aperto il locale il più possibile tra pranzo e cena, quindi, perché i posti all'aperto sono pochissimi, quindi cerchiamo di fare. Si trotta. Sì, ma non mi potete allargare, prendere un po' di strada, fermate il traffico. Già ci siamo allargati. Già ci sono stati allargati, i vicini mi vogliono picchiare, ma sai, comunque va bene così. Dai. Senti, io so che questa sera ci parli di qualcosa che farà molto felici tutti i golosi che ci stanno seguendo, vero? Golosi e bambini soprattutto. E bambini. Perché da dove viene questa ricerca? Viene ricerca, per esempio, dalla famosa frutta, no? Che a casa potrebbe avanzare. Da riciclare. Esatto, la fragola un po' ammaccata, la banana un po' scura, adesso arrivano i meloni, arriveranno le pesche, le albicocche e così via. E allora abbiamo pensato di farci un sorbetto, tra virgolette, gelato alla frutta naturale, genuino, ma soprattutto stagionale, no? Quindi con la frutta di stagione. Ad esempio, prendiamo le fragole, non per possiamo usare anche quelle bellissime, stupende, freschissime, però metti caso che qualche fragola si è ammaccata, sai, il bambino poi non la mangia, la vede un po' più così. Sì. Stessa cosa, sì. La banana la tagliamo a pezzetti molto piccoli e la mettiamo in congelatore. La facciamo congelare. Quindi che facciamo? Facciamo il giorno prima per il giorno dopo. Ok. Prendiamo un rispetto a 150 grammi, che è una porzione per fare un gelato abbondante, quindi ci mettiamo una decima parte di zucchero, okay, e un quarto del peso appunto della frutta di panna fresca, oppure di latte di soia per chi non vuole intolleranza al lattosio. Se la vogliamo fare c'è light, anche la panna senza lattosio, non serve la soia. chi la vuole fare light, addirittura nel senso poco calorica, togliamo lo zucchero e mettiamo un dolcificante. Se la vogliamo dire tutto, addirittura basta lo zucchero. Togliamo il gelato. lasciamo ma lo non zucchero. Si può fare un gelato senza zuccheri, dai, su. Però io ho detto tutte le sfaccettature. Certo. Quindi che succede? Prendiamo questa frutta, la mettiamo in un mixer molto forte, un frullatore, scusatemi il nome, un bimbi, un cutter, una qualcosa che lavora bene. Ci mettiamo dentro la panna appunto e lo zucchero, mettiamo a frullarlo, tra virgolette, quindi a triturarlo, ed ecco che si viene a creare una sorta di gelato, sorbetto. Cioè, aspetta, prima ci mettiamo anche la frutta congelata, giusto? Frutta congelata. Okay. Frutta congelata, zucchero e panna e giriamo e frulliamo. Giriamo velocemente, si emulsiona il tutto e si crea un gelato. Ma la panna senza montarla, così? No, così si monta, si emulsiona, si monta nel girare insieme. Ah, alla ok. Diventa molto cremoso ma soprattutto gustosissimo. Io quando lo faccio ai miei clienti impazziscono. Adesso è il periodo di fragole, quindi la fragola sicuramente la fa da padrone, la abbiniamo alla banana. Poi ci sarà il melone, molto versatile anche, il melone estivo, e lo abbini a altre frutte. Che quindi bella. Io metto sempre
metto sempre due frutte insieme. La banana di più ti dà una consistenza migliore, perché essendo pastosa di suo va a creare una densità maggiore al nostro, tra virgolette, okay, chiamiamolo molto tra virgolette gelato, sorbetto, ecco. Allora Luciano, sappi che sai bene che il 28 maggio noi chiuderemo la stagione qui nel condominio di Internotto, perché poi dobbiamo ristrutturare un po' il condominio quest'estate, quindi insomma ci fermeremo. Ecco, bonus 110% esatto, anche da noi. Ecco, useremo il bonus 110 e ci fermeremo il 28 maggio, e quindi chiusa baracca e baracchetta verremo da te. Ci prepari questo gelato? Assolutamente, te lo ordiniamo sì, da adesso, tutta fragola e panna. Però te lo devi procurare senza lattosio, Luciano. Volentieri, ti compro la panna senza lattosio. Grazie, I love you so much. Prenotiamo già, anche per il nostro Andrea Di Fabio e Danilo Cinquino. Veniamo a farci una bella manciata. Manciata, però. Una manciata di gelato. Una bella manciata. Sono arrivata, ragazzi. Questo è il segno del sono arrivata. Le mangio. Siamo in due, ma mi sa che siamo molto di più. Guarda le faccette di Tiziana, di Luca e di Alessandro. Per fortuna siamo alla sigla finale, possiamo concedercelo. E allora ringrazio i nostri ospiti, a partire da Willy Peyote, Stefano Di Battista, Luciano Passeri, Andrea Di Fabio, Danilo Cinquino in regia. Grazie Tiziana, Luca, Alessandro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo venerdì. Baci, ciao!